un pallone, no, è un'altra cosa. Amici del circuito Elite, buonasera dalla Polisportiva Ostiense e benvenuti alla 19ª giornata della Serie A d'Elite. In campo a breve il testa coda Real Miami contro CRC. Pavlik la controlla in area, riesce ad andare subito alla conclusione, prima risposta e poi sulla ribattuta arriva il tap in di Capitano Allocca, 2.50 sul cronometro, 1-0 CRC. Zarrella rilancia ancora male, Pavlik di testa, Kalinic col tacco di ritorno per Pavlik. Come giocano bene quei due, al volo col mancino Pavlik, tira un po' sbilenco però. Svistunov può andare in solitaria, Svistunov in sovrapposizione centrale c'è Allocca, Allocca uno contro uno, Allocca col pallonetto, tocco morbidissimo, la palla non è entrata però, e ora sì con il tap-in di Juraj Kalinic, è stato bravissimo in un primo momento Rinardo in mezza rovesciata sulla riga di porta, sulla ribattuta però Kalinic poi l'ha controllata e ha siglato il 2-0, il suo 19esimo gol in campionato. All'interno ancora da Perelli, tocco di prima su Allocca, riesce ad andare via a mezza 2. Kalinic gliela toglie, allarga ancora su Perelli, sono in 4 in area di rigore. Perelli è pronto al cross, sì sul primo palo, palla che sfugge, sul secondo il tap-in di Svistunov per il 3-0 della CRC. Ci ha provato col piede a mantenerla in gioco Zarrella, se l'è buttata in porta lui. Attende l'arrivo in sovrapposizione di Perelli, lo servi ora, eccolo il cross è preciso per Pavlik che schiaccia di testa ma andando a vuoto anche Zarrella, 4-0 al 32esimo. Manco Vidushinsky, partita la 4% della CRC che manda in porta Kalinic, uno contro uno, Kalinic si defila un po' troppo, no, perché riesce comunque a ribadire in porta il gol del 5-0, il suo 20esimo gol in 19 partite. Perelli perde i mezzi ma non il possesso alla CRC. Perelli ancora su Pavlik, Kalinic va via, può anche pensare di concludere, palla che non ha girato però, calciato forte Pavlik e Kalinic invece di andare a concludere di precisione. Riesce comunque ad andare via Bianchi a imbucare per 20, stoppa benissimo il pallone il numero 10, è una 3 contro 4, 20, finta sul sinistro, va sul destro, il medio dell'area può anche calciare, rifinta ancora sul sinistro, ancora sul destro per calciare in porta, intervento strepitoso di Mariani per evitare il primo gol della Real Miami oggi, perché il pallone ce l'ha ancora da CRC con Placidi. Vediamo se arriva il cross col sinistro, lui è ambidestro. Sì, eccolo il cross col mancino, è preciso per la testa di Juraj Kalinic, tripletta e sono 21 in 19 partite e 6-0. 51 considerando la vittoria di oggi per la CRC, ma soprattutto è la sesta vittoria consecutiva. Manco si defila, calcia anche lui che non aveva ancora timbrato il cartellino oggi, si presenta a metà secondo tempo e fa 7-0. Parte Nicolas Venti, è una finta, va dentro per mandare alla conclusione di Luvio e la palla non è andata neanche lontana al palo alla destra di Mariani. Pronto al cross serio, sì, arriva, è preciso per la girata, ciccata ancora da Kalinic come nel primo tempo. Pavlik contro cross sulla destra, secondo palo, colpo di testa a botta sicura di Colasanto, la parata con tutto il corpo di Zarrella. Serio sulla fascia di sinistra, riesce a destra, riesce anche a sterzare sul mancino interna di rigore, viene messo giù, calcio di rigore sacrosanto, che già segnato un gol in campionato. Colasanto contro Zarrella, fischia l'arbitro, può partire Colasanto, indovina l'angolo Zarrella, ma non basta, 8-0, secondo in campionato per Colasanto. Vidushinsky preso in controtempo, vediamo se riparte Chaoui, una delle ultime, sì, siamo già oltre, siamo al 40-10, 20, 3 contro 5, vuole calciare col destro e come dicono gli inglesi il consolation goal del solito Nicolas Venti, capocannoniere della Real Miami, 8 gol in campionato, che gol peraltro.
Arbitro guarda il cronometro e fischia tre volte. CRC sempre più primo in classifica, manca veramente poco al titolo, agli uomini bianco amaranto rimangono ultimi, 4 sconfitte consecutive per la Real Miami, 29 sono gol subiti dalla squadra di Mister De Rossi nelle ultime 4. L'unica nota positiva che è tornata al gol, che mancava da 3 partite con il solito Nicolas Vinti. Da noi è tutto, alla prossima.